Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Bentornati sul canale, come sempre qui parliamo di libri, ma non di libri letti o di libri che sono arrivati in casa mia, ma di libri che sono entrati nella mia wishlist in modo anche abbastanza prepotente, perché quello che faccio di solito in questo video è quello, lo faccio ogni 2 mesi circa, è quello di mostrarvi, di chiedervi un parere su questi libri che mi attirano tanto e che sono entrati nella mia wishlist. Sono molti più di questi che vi nomino in questo video, ma qui di solito raccolgo quelli che mi interessano di più, quelli che mi hanno colpito di più. Quindi, come sempre, poi chiedo un feedback da parte vostra perché io non li ho letti, non li ho acquistati, però mi attirano parecchio. Andiamo con ordine. Io, come sempre, se riesco e se esiste, vi faccio apparire qui la copertina del libro così da farvi un'idea. Il primo libro l'ho aggiunto per colpa di Tania, perché la colpa è sempre di qualcuno, la colpa di Tania in questo caso, ed è L'anomalia di, penso sia un autore francese, Hervé Letellier. È un libro edito da Nave di Teseo, un libro che, di cui ha parlato Tania, mi sembra, in Bucatini, che è un podcast che gestisce insieme a Francesca. E è un libro particolare, uno di quei libri che mi ricordano una vecchia serie TV del 2005, mi sembra fosse 4400, non so se qualcuno se la ricorda. C'è qualche richiamo a quella serie. In questo caso la storia si concentra su questo aereo, un volo che va da Parigi a New York, se non mi ricordo male. E questo aereo ha una turbolenza, si trova al centro di questa turbolenza prima di atterrare, poi l'aereo riesce ad atterrare, i passeggeri insomma non stanno bene, fanno la loro vita normale. 3 mesi dopo la torre di controllo è contattata da quello stesso aereo, da quegli stessi passeggeri, da quel stesso personale di bordo. Sembra quindi che ci siano dei cloni in qualche modo di quelle persone che sono atterrate e che hanno ripreso la loro vita normalmente. Queste persone contattano appunto la base aerea che li dirotta verso una base militare per cercare di capire che cosa sia successo in quella turbolenza. Non so molto di più, ma questa tipologia di libri mi attira sempre tantissimo. Io, tra l'altro, ho spesso anche investigato, tra 50.000 virgolette, su fatti storicamente accaduti molto simili a questo, magari navi che sono sparite nel nulla o aerei che sono spariti nel nulla e prima avevano lasciato dei messaggi, diari di bordo trovati in cui ci sono le testimonianze di strani avvistamenti, insomma, cose così mi hanno sempre affascinata e incuriosita tanto. Questo ovviamente è un romanzo di fiction, però è una tematica che insomma mi incuriosisce e mi interessa sempre molto. Poi, altro libro che ho aggiunto in wishlist è di un'autrice che io ho già in wishlist ma non ho mai letto, perché il libro in questione è Neverworld di Marisha Pes. Io di Marisha Pes in lista avrei già Notte Americana, che voglio recuperare da una vita, e adesso aggiungo anche appunto Neverworld. Lei è un'autrice di thriller, ma non di thriller, insomma, classici, investigativi, ma di thriller che hanno una base psicologica comunque molto forte, una struttura narrativa decisamente complessa e anche una prosa insomma di un certo tipo, quindi dove anche l'aspetto letterario ha un'importanza rilevante rispetto alla prosa, quindi non è il classico thriller. Mi attira moltissimo sia Neverworld che Notte Americana. Di Notte Americana ho sentito meraviglie, di Neverworld ho sentito parlare un pochino meno, però è una di quelle autrici che voglio assolutamente recuperare. Poi, altro libro che voglio recuperare era già stato pubblicato da Mondadori, era andato fuori catalogo ed è stato ripubblicato questa volta della Nave di Teseo con questa copertina che secondo me è stupenda, ed è Mio unico amore di Joyce Carol Oates. È un libro che riprende un fatto di cronaca nera, nello specifico nel 97 venne uccisa una bambina che era diventata un po' il simbolo delle sfilate di moda per i bambini, era una piccola Barbie. E viene uccisa in casa sua, viene trovato il cadavere nella cantina, si pensa sia stato il fratellino vittima di gelosie verso appunto sua sorella. Non ho indagato moltissimo su questo fatto, ne ho sentito parlare spesso, ma non sono mai andata a indagare come si fa in questi casi, a cercare magari articoli di giornale o supposizioni, la ricostruzione della storia che ne fanno magari cronisti o criminologi. E prima di leggere il libro vorrei fare appunto questa cosa che faccio spesso quando i libri riprendono un fatto di cronaca. È una storia che mi attira molto, come tutte le storie che sono basate su un fatto di cronaca nera. Anche in questo caso, beh, a parte che è scritto da Joyce Carol Oates, che è una di quelle autrici che voglio affrontare da una vita, penso di avere una decina di suoi libri in wishlist e non mi sono ancora decisa a decidere da dove iniziare, perché è un'autrice che avrà pubblicato, boh, forse 80 libri, ha una bibliografia infinita.
e libri tra loro anche molto molto diversi nella prosa, nell'ambientazione, nello stile, nella trama, nel genere, e quindi anche decidere da cosa iniziare non è semplice, però penso che questo sia sicuramente in cima alla lista di libri che vorrei leggere e quindi forse inizierò a conoscere questa grandissima autrice proprio da questo libro. Altro libro che è entrato nella mia wishlist, e guardo lì perché ho la lista, è Atti di sottomissione, anche in questo caso La colpevole è Tania. Di solito i colpevoli dei miei acquisti sono due, Tania o Silvia, in questo caso Tania. Il libro, tra l'altro, ho visto l'altro ieri che è entrato anche nella cinquina dello Strega Europeo, ed è Atti di sottomissione di Megan Nolan. È un libro che racconta delle relazioni malate, relazioni morbose, disfunzionali. È una storia dove l'erotismo sicuramente la fa da padrone, o comunque diventa un mezzo per affrontare poi altre problematiche, altre tematiche. È un'autrice che non conosco, non ho mai affrontato, in questo caso è edito dalla NN Editore, casa editrice che secondo me ha un catalogo spettacolare e che quindi voglio riuscire insomma in qualche modo a recuperare. Poi, altro libro, e ancora una volta La colpevole è Tania, quindi di tutti gli acquisti, praticamente tutti i libri che ho aggiunto in wishlist nell'ultimo mese e mezzo, almeno di un 50% è Colpevole Tania. In questo caso il libro è L'uomo di latta, che non ha una di quelle copertine che avrei avvicinato in libreria, onestamente, di Sarah Winman. E Tania l'ha definito bello, bello da far male, l'aveva detto. È talmente bello da far male. E io, come lei ha detto così, ho fatto click e l'ho aggiunto immediatamente alla wishlist. In questo caso, ragazzi, della trama non so praticamente nulla, mi fido ciecamente del giudizio di Tania, anzi, se lo avete letto, fatemi sapere insomma cosa ne pensate, se vi è piaciuto o meno. Veniamo a uno dei libri forse più chiacchierati del momento, ne ho sentito parlare spesso, molti di voi su Instagram mi hanno chiesto se lo avessi letto, perché era sicuramente nelle mie corde, è un librone. Mi attira da morire perché è indubbiamente nelle mie corde e forse nella lista che vi ho detto è quello che mi attira di più e che spero di riuscire a recuperare presto. Il libro in questione è Hidden Valley Road di Robert Kolker. Perché è un libro nelle mie corde? Adesso vi racconto brevemente quello che so della trama, così insomma lo capite. Mi sembra di aver capito che è una storia vera, quella della famiglia Galvin. La famiglia Galvin rappresenta un po' il sogno americano: il padre nell'esercito, una brillante carriera, si sposta spesso per lavoro, la famiglia, moglie lo segue e nonostante questa carriera riescono a mettere al mondo ben 12 figli, 10 maschi e 2 femmine. Una vita idilliaca finché i figli non iniziano ad entrare nell'adolescenza e uno dopo l'altro iniziano a manifestare dei comportamenti strani, violenti e aggressivi. Al figlio maggiore viene diagnosticata una forma grave di schizofrenia e dietro di lui anche ad altri 6 fratelli. Quindi 6 su 12 figli soffrono di schizofrenia. La famiglia viene sottoposta a una serie di ricerche che ad oggi non hanno ancora portato a nessun risultato. Mi hanno detto che è un libro scritto benissimo, una ricerca fatta minuziosamente, in forma dettagliata, che però non risulta mai noiosa, mai didattica, ma che comunque mantiene sempre un ritmo incalzante di quelli che ti tengono davvero incollati alle pagine. Moltissimi di voi mi hanno scritto dicendomi che era assolutamente nelle mie corde e avete ragione, devo recuperarlo. Edito Feltrinelli e devo recuperarlo, ragazzi, giuro, giuro che mi ci metto e che lo recupero. Poi, altro libro che mi attira moltissimo è Lamb di Bonnie Nutsman. Edito edizioni Clichy. Di questo libro ho sentito parlare Nicole su Instagram, cioè Under My Skin. È un libro che per qualche se verso ricordo un po', io non l'ho letto, però so di cosa parla e ricordo un pochino Lolita forse. In questo caso abbiamo un uomo di mezza età che esce da un matrimonio fallito, che cerca di ritrovare se stesso e incontra questa ragazzina. Tra i due si instaura un rapporto ambiguo, strano, rimangono isolati per un po' in una casa appunto isolata, fanno questo viaggio e tra i due si instaura questo rapporto che li cambierà in maniera profonda e insomma viscerale. Mi attira moltissimo, è uno di quei libri che secondo me ti lasciano insomma ti lascia qualcosa dentro, ti muovono qualcosa dentro, quindi sicuramente anche in questo caso cercherò di recuperarlo. E chiudo con un'autrice che ho scoperto da poco, non mi ricordo dove l'ho vista lei. Lei non mi ricordo, mi attirava un altro suo libro che in realtà è fuori catalogo, lei è Carol Goodman e tra le sue pubblicazioni l'unica ancora in commercio è La seduzione dell'acqua. Sembra una scrittrice thriller horror, che ovviamente in Italia fanno una fatica allucinante ad arrivare questo genere di libri, specialmente se sfoci poi nel genere horror, non ne parliamo, da lì non arriva praticamente nulla, e ci sono degli horror, insomma,
stranieri, internazionali di cui si parla benissimo, che da noi fanno una fatica allucinante ad arrivare. Carol Goodman era ed è pubblicata da Ponte de Grazia. Il suo libro più famoso non è disponibile, è stato edito ma non è più disponibile fuori catalogo, costa una follia tra gli usati, non mi ricordo il titolo, però in wishlist io ho aggiunto, perché si può ancora trovare, La seduzione dell'acqua, che era un modo per potermi avvicinare come posso, quindi con l'unico metodo possibile che è questo, a questa autrice, insomma, che, della quale parlano effettivamente molto bene. Come sempre, se l'avete letto, fatemi sapere cosa ne pensate. Chiudo questo video con il Jolly, perché sapete che dopo mille libri tipifico anche il Jolly, perché non è un libro di fiction, è un saggio. Io di saggi ne leggo pochissimi, l'anno scorso mi sa che ne ho letto, non ne ho proprio letti. Non è un genere che fa per me, perché poi io mi annoio a lungo andare. Questo però mi attira perché me ne hanno parlato bene, perché è un saggio pieno di curiosità, brillante, ed è di John Green. John Green è anche l'autore di Colpa delle Stelle, che mi era piaciuto moltissimo anni prima. Avevo letto altre sue cose che proprio invece non mi erano piaciute, e questo libro è Benvenuti nella Troposfera. Mi hanno detto essere un John Green molto più brillante, molto più dinamico, un libro appunto pieno di curiosità sulla nostra epoca, di spunti, di riflessioni, ma appunto non noioso, ma divertente e brillante. E quindi l'ho aggiunto, insomma, in wishlist. Anche qui, se l'avete letto, fatemi sapere. Questi sono tutti i libri più particolari, più belli, quelli che mi attirano di più tra quelli che sono entrati nella mia wishlist nell'ultimo mese e mezzo circa. Come sempre, ragazzi, fatemi sapere voi, vi chiedo un feedback se li avete letti, se vale la pena, quindi se ho fatto bene ad aggiungerli, se invece voi li avete trovati noiosi, se ne avete già sentito parlare, se invece è una nuova scoperta. Fatemi sapere. Ragazze, io come sempre vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio e un bacione. Ciao!